Crazy Love Television. Crazy Love Television, Gigi Criscuolo, e in questa puntata è proprio accanto a me il nuovo conduttore Vittorio Bove, buonasera a tutti. Questa sera parliamo di bellezza perché siamo scafati per l'evento Miss Italia Cinema, un evento naturalmente si parla di Miss, si parla di tante belle ragazze, ma a condurre questo evento chi ci sarà? Ci sarò io, Vittorio Bove. Hai sottolineato, si parla di belle ragazze, pensa sempre alle ragazze, vabbè, va bene così perché ovviamente ci sono tante ragazze che questa sera si esibiranno nella semifinale per poi accedere alla finalissima che si terrà prossimamente. E che dobbiamo dire? Dobbiamo dire una cosa fondamentale, Gigi. Cosa? Perché qui la vincitrice del concorso, oltre a ricevere la corona di Miss Italia Cinema, riceverà un contratto cinematografico da €250.000 e sarà premiata dai più grandi registi nel mese di ottobre al Festival Internazionale del Cinema. Allora non ci resta che vedere il meglio delle immagini di questo concorso, poi dopo ritorniamo qui nel camper di Radio.0 perché dobbiamo parlare di questo nuovo progetto per quanto riguarda Crazy Love. Già abbiamo fatto vedere qualcosa nella prima parte, c'eri tu, c'era il nostro grande e spiritosissimo Donnarumma Carmine, che questa sera non c'è, ne parliamo troppo. Adesso lanciamo il servizio da scafati. Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? When I turn on my TV, will you smile and wave at me, telling Oprah who you are? So you want to be a rock star with blue-eyed bunnies in your bed? Well, remember when you're rich that you sold yourself for this, you'll be famous 'cause you're dead. So don't. Conosciamo un po' le ragazze che partecipano a questo concorso, siamo dietro le quinte, il tuo nome? Raffaella Cavazzo. Raffaella è? Leonardo. Emozionata? Cosa farete di bello questa sera? O cantare o recitare. E tu? O cantare o recitare. Ma da grandi cosa volete fare? Io il chirurgo. Chirurgo, e tu? Io o farmacista o appunto vorrei entrare nell'ambito della ricerca. Ma come sono felice questa sera di realizzare questo servizio, perché mi sento un po' beato tra le donne. A te piace fare solo, cioè quando vede le ragazze, guardate i suoi occhioni, guardate, cambiano colore, i capelli si alzano, ma poi, oh, c'ha ragione, siamo qui in un concorso Miss Italia Cinema, quindi la bellezza c'è. Ma scusatemi, ma guardate, io mi trovo in mezzo a queste splendide ragazze. Il tuo nome? Mara. Mara è? Alessia. Mara e Alessia, questa sera in cosa vi esibirete? Non lo so, quello che mi viene meglio. Ah, quindi sarebbe? Tutto. Benissimo. Ragazzi, visto che un'attrice dovrebbe essere anche pronta a improvvisare, adesso lascio il microfono a te. Tu fai una domanda a lei, lei a lei, lei a lei, tu a me. Siete pronte? Vediamo come se la cavano nell'improvvisazione. Miss Italia Cinema, quindi vorresti entrare nel mondo dello spettacolo, giusto? Sì. E qual è la tua attrice preferita, a cui ti ispiri, per esempio? Serena Utieri, bellissima, una bellissima donna, molto fine, elegante, e mi ispiro in questa attrice. Allora, partecipi a Miss Italia Cinema, sei una ballerina bravissima, e che cosa ti ha portato ad iscriverti in questo concorso? Beh, tutto è iniziato per gioco, però spero di arrivare fino in fondo e anche di vincere. Amore, cosa vorrei fare da grande? Intanto diventare una famosa attrice. Chi è la tua attrice preferita? Sofia Loren. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Gigi. Ciao Gigi, e dimmi un po', qual è il tuo sogno nel cassetto? Ricevere un bacio da tutte le Miss. Oh, allora ragazze, subito! Crazy Love Television. Justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, Mama never loved her much, and Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space.
And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to him, she'll say to him, Lara, fly her to the moon and back. If you'll be il signor sindaco di Scafati, dottor Aliberto, benvenuto su Crazy World Television, grazie per l'invito, per questa manifestazione, una location bellissima, tirata a nuovo poi da poco. È una struttura straordinaria che abbiamo naturalmente rinnovato da poco, rappresenta uno dei momenti più importanti della città, ospitare naturalmente queste manifestazioni insomma ci fa onore, ma soprattutto ci permette di far conoscere insomma, meglio la nostra città, che ha delle grandi potenzialità. Il Borbonico Borbonico è una struttura straordinaria che tra le altre cose conoscono poco anche i miei concittadini, quindi farla conoscere anche a chi non è di Scafati è ancora più importante. Radio Punto Zero diventerà la radio ufficiale degli eventi di Scafati. Facciamo insomma anche stasera sto contratto, insomma. Un gemellaggio. Benissimo. E un augurio a queste ragazze? Beh, allora naturalmente faccio l'augurio di realizzare il sogno della loro vita, insomma la bellezza, ma poi naturalmente di associare la bellezza che mettono in campo alla professionalità. Quella naturalmente la si matura col tempo, con lo studio, con la passione, con la voglia di fare. Se insomma hanno questi convincimenti, credo naturalmente che con l'abnegazione sono obiettivi assolutamente raggiungibili. Quindi auguriamo loro di raggiungere il sogno della vita. Signor sindaco, la ringraziamo, ci risentiremo con Radio Punto Zero. Grazie a te. Concorso, caro Vittorio, e conosciamo tutte le ragazze che hanno ricevuto la fascia e la vincitrice della tappa. Sì, ringraziamo ovviamente tutte le ragazze che hanno partecipato. Spieghiamo che le 6 ragazze che hanno ricevuto la fascia avranno accesso diretto alla finale. Per le altre ragazze invece che non si sono classificate ci sarà un'ulteriore semifinale il giorno 26 settembre. Fammi conoscere la vincitrice, il tuo nome? Raffaella Capasso. Raffaella, quanti anni hai? 15. Giovanissima e già vincitrice della tappa, quindi per te c'è anche la possibilità, chissà, di vincere proprio il concorso. E magari, speriamo. E magari poi becchi 250.000 euro, ti ricordi di Vittorio. No, aspetta, aspetta, a questo punto ho condotto io. Ti ho portato fortuna, quindi mi raccomando, non dico 250, ma 5-6.000 euro potresti anche, Vabbè, ricordati di noi. Ragazzi, salutate i nostri amici di Crazy Love Television. Ciao! Ciao a tutti, sono Sabina Lorenza Ievola. Vi mando un bacio, soprattutto mando un bacio a mia mamma e a mia zia. Siamo ancora qui a Scafati per la prima semifinale. E che dire, speriamo che vinco io. Un bacio! Ciao amici di Radio Punto Zero, sono Maria Rosaria Carannante. Saluto tutti i miei concittadini di Bacoli e soprattutto la mia compagnia teatrale che mi sostiene sempre. Salve a tutti, sono Marica Marrazzo e spero appunto che stasera possa vincere la migliore. Questa è stata una stupenda esperienza che mi ha aiutato tanto a crescere. Un bacino ai miei genitori. Buonasera a tutti ragazzi, sono Carmen, vengo da Napoli. Un saluto fortissimo al mio ragazzo che mi segue da Verona e voglio ringraziare tutti. Ci sono delle ragazze bellissime, se le vedete rimanete proprio sbalorditi. Un abbraccio forte a tutto lo staff e a tutti voi, grazie. Ciao a tutti, sono Alessia Colacchi, un saluto a tutti i miei concittadini di Ardea. Che dire, che vinca la migliore. Chi ti ha fatto arrabbiare? Nessuno. Perché sei così nervosa? Un po' emozionata. Emozionata, manda un bacio a tutti. Buonasera a tutti, io sono Elina De Angelis e che dire, questa è una serata fantastica. Saluto tutti gli amici di Radio Punto Zero e beh, che dire, speriamo che vinca la migliore. Ciao, un vasto saluto a Radio Punto Zero, a tutti gli ascoltatori, sono Maria Ciccarelli, che vinca la migliore. Ciao. Sono Valeria Grico, saluto tutta la mia famiglia. Beh, che dire, che vinca la migliore.
Salve, sono Noemi Cristofaro, saluto tutta la mia famiglia e auguro a tutte queste ragazze che partecipano al concorso un bocca al lupo. Sono Mara, volevo fare un saluto alla mia città Castellammare di Stabia e beh, che dire, che vinca la migliore, un bacio. Buonasera amici di Radio Punto Zero, sono Roma Domenica, una concorrente del concorso Miss Italia Cinema. Ci stiamo divertendo un mondo con Gigi e Vittorio, un bacione a tutti. Buonasera a tutti, sono Alessandra Starita, ascoltate Radio Punto Zero, baci. Buonasera a tutti e a tutti gli amici di Radio Punto Zero. Questa è un'esperienza fantastica, bellissima, la consiglio a tutti. Un bacione a tutti quelli che mi conoscono e alla mia famiglia. La consigli anche a me? Perché no? Allora, è un'esperienza che possono provare, devono provare tutti. Vado a prendere la parrucca e sfilo pure io. Ok, ti aspetto. Ciao. Salve, sono Egli Accardo e mi trovo a questo concorso fantastico. Vorrei dare un in bocca al lupo a tutte le ragazze che stanno partecipando. Un bacione particolare ai miei amici, a mia mamma e mio padre. Ciao, sono Federica Elefante, una concorrente di Miss Italia Cinema. Un bacio grandissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Zero, sperando che mi portiate fortuna. Un bacio, ciao. Buonasera a tutti, ci troviamo qui su Radio Punto Zero. Beh, io sono Raffaella Capasso, siamo qui al concorso Miss Italia Cinema. Beh, che dire, un bacio a Gigi e a Vittorio. Ciao, sono Antonella e mando un grosso bacione a Rosaria che oggi compie gli anni. Auguri, ti voglio bene. Buonasera a tutti, sono Rosa Cuomo. Volevo salutare tutta la mia famiglia, le mie colleghe di Miss Italia Cinema, il mio fidanzato e un bacio soprattutto a tutti gli amici di Radio Punto Zero. Buonasera a tutti, sono Emanuela Capasso. Beh, che dire, è una serata stupenda anche perché Radio Punto Zero è con noi. Mi raccomando, ascoltatelo, un bacione a tutti. Buonasera a tutti, sono Luciana Caccia da Santa Maria della Carità. Sono qui a Radio Punto Zero e spero che vinca la migliore. Un bacio a tutti. Crazy Love Television.